Oggi voglio fare un tutorial con questa palette di Sleek, che è la Respect. Infatti vedrete scritto qui Respect, che è una palettina in edizione limitata che mi piace moltissimo. Allora, come prima cosa vado ad applicare su tutto l'occhio, quindi vabbè, sulla palpebra mobile e un po' anche sopra, questo duo di Elf, un duo cremoso, e vado a utilizzare il colore più chiaro. Come diciamo base. In questo modo andiamo a far poi aderire bene l'ombretto. Vedete che vabbè, ho già fatto la base. Allora, poi vado con un pennello abbastanza cicciottino, tipo questo, a prelevare il colore, non il bianco di questa palette, ma questo qui, questo color panna crema. E lo vado ad applicare sotto l'arcata sopraccigliare. All'interno dell'angolo, cioè sull'angolo all'angolo interno dell'occhio. Cerco di congiungere in questa zona i colori. Illuminare questa zona qui che è spesso scura. Ok. Con un pennello da sfumatura non troppo ampio, quindi un pennello come questo qui della linea base di Elf, vado a prendere questo colore qui marrone vignaccia e vado nella piega. Un attimo uno zoom.
sfumo nella piega questo colore. Poi vado a prendere un pennello da sfumatura, però più diciamo ampio, quindi vado a di questo prendere il tipo. colore questo qui, questo arancino qui, e vado praticamente sopra tutto questo, a sfumarlo. Poi con l'applicatore, va bene questo qui, che c'è all'interno, vado a prendere il colore rosso. E lo vado a mettere su tutta la palpebra mobile. Mi piace molto questo colore, non è portabilissimo. Però mi piace. Ok. Vado poi a riprendere il pennello da sfumatura questo e vado a sfumare i contorni. Poi vado poi a prendere un altro pennello da sfumatura. Anzi, scusate, dov'è? Aspettate che cerco il pennello. Un pennello angolato, tipo questo. E vado a prendere questo colore qui. Questo marrone scuro, 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 quasi nero. Con questo praticamente io mi metto qui, la fine dell'occhio. E porto all'interno.
Riprendo l'altro pennello e sfumo. Riprendo il colore, diciamo color pelle salmone di prima e vado poi vado a prendere il pennello dell'inizio, riprendo il color pannino e lo ripasso qua, pannino, e devo andare ovviamente a fare anche la parte sotto, quindi riprendo lo stesso questo qui e prendo il marrone, sempre questo qua scuro, e vado qua sotto l'occhio. Lo stesso anche di là. Prendo un pennello più piccolo, dov'è? Mannaggia miseria. Vabbè, prendiamo questo che è uguale. E prendo un po' anche di quello più borgogna rosso, pochino. E al centro e vado a sfumarlo. Ok, dopodiché vado a mettere una matita bianca all'interno dell'occhio. A me non mi scrive mai praticamente. E vado a fissarla con l'ombretto bianco o comunque quello panna, è uguale. Prendo anche questo spugnetta.
quasi finito. Messo il mascara, vado a fare un po' di contouring e a mettere il blush. E io utilizzo questo duo di Elf. Utilizzo questi pennelli nuovi. Per il blush questo. Metto un velo di lucida labbra trasparente e il trucco è finito. Spero vi piaccia. Un bacione.